Ha chiesto di parlare il senatore Candura, ne ha facoltà per 6 minuti. Grazie Presidente, buongiorno a tutti colleghe e colleghi. Questi due giorni sono stati piuttosto interessanti come discussione generale. Si è parlato di molti aspetti tecnici dei decreti sicurezza precedenti e del nuovo decreto, aspetti giuridici, economici. Certo, alcuni sono molto interessanti, per esempio riflettere sul concetto di naufrago. Alcuni colleghi di maggioranza ieri ci hanno fatto pensare al concetto di naufrago, cioè una persona che parte, salpa dal porto col proprio natante, ha una difficoltà, un incidente, ed è giusto, si deve e si può soccorrerlo. Ma non è che stiamo parlando di questa situazione, noi stiamo parlando di un trafficante che si mette al timone di un'imbarcazione chiaramente non idonea ad affrontare il mare per la rotta che intraprende, sa che l'imbarcazione andrà in difficoltà, ma ha pronto il telefono satellitare per chiamare amici compiacenti e dirgli: aiutami a portare la merce a compiere l'ultima tratta. E chiaramente per merce si intendono gli esseri umani. Si parte dalle coste settentrionali dell'Africa col chiaro intento di commettere due crimini: traffico di esseri umani da una parte, immigrazione clandestina dall'altra. Non vedo proprio come le convenzioni per il diritto del mare, il diritto della navigazione, possano giustificare tutto questo. Ma mi permetto di dire che la questione non è nemmeno questo il punto. Il punto è politico. L'Africa ha 1.300.000.000 e rotti di abitanti. Noi qui non stiamo parlando di aiutare un numero determinato o determinabile di cittadini che fuggono da un paese in difficoltà per una guerra o qualche altro evento calamitoso. Stiamo parlando di accogliere un numero potenzialmente indefinito di milioni di persone e accoglierli nel vostro progetto senza limiti. È una violazione non solo dei principi sovranisti dell'identità, e ribadisco, l'identità di un popolo esiste e va protetta perché fa parte del patto sociale, della sicurezza che lega lo Stato ai cittadini. La sicurezza va garantita in nome di presunti ideali o interessi economici, come molti miei colleghi del gruppo Lega hanno sottolineato in questi giorni. Non può tollerarsi l'accoglienza indiscriminata, che non è chiaramente accoglienza, ma come sottolineava la senatrice Pucciarelli a inizio seduta, è semplicemente ammucchiare esseri umani contando di poter utilizzare i soldi pubblici per foraggiare una macchina di sfruttamento. Dispiace che qualche membro del governo si sia affacciato per garantire il numero legale, scandaloso che l'abbiamo mancato per 2 volte, ma è nel vostro interesse, sapete, non nel nostro. Si è affacciato perché alcuni membri del governo che erano qui prima parlavano di braccia per l'agricoltura, parlavano di prezzo del lavoro, di costo del lavoro competitivo in interviste negli anni passati. Sapete, lo sfruttamento non ha colore della pelle, è sfruttamento di esseri umani, e fa specie che gli antirazzisti, antifascisti e antitutto siano i primi a incoraggiare l'immigrazione per poter avere manodopera a basso costo. Ridicoli, ridicoli. Oggi, sapete, siamo stati nei momenti di sospensione dell'aula dovuta alla vostra assenza apostrofati da qualcuno, non mi ricordo chi, ma non è rilevante, come fascisti. Ci hanno chiamato fascisti, indirizzato al nostro gruppo, e mi ha fatto molto riflettere. Io so benissimo che la maggioranza delle componenti della maggioranza, anzi forse tutte, si fregiano del titolo di antifascista. Bene. Ma perché siete così contro il fascismo? Cos'è che non vi piace? Beh, probabilmente indicate il fascista come quello che viola le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. I primi 12 articoli, no? La libertà civile, la libertà di voto e di essere eletto, la libertà di assembramento, la libertà di circolazione, di associazione, anche la libertà di culto, non ultima la libertà di culto. Ma chi ha detto che la messa di Natale per questo giro si può rinunciare? Non è un esponente della Lega, non è un esponente del centrodestra, è un ministro del vostro attuale governo. La pandemia, certo che c'è l'emergenza sanitaria, discutiamo di chi negli ultimi 10 anni
ha tagliato i posti negli ospedali e i finanziamenti alle regioni che dovevano garantire queste funzioni. Ma se i padri costituenti, che pur venivano dall'esperienza della spagnola, poco dopo la prima guerra mondiale, non hanno previsto uno stato di emergenza per epidemia, forse un motivo c'è. L'unico stato di emergenza previsto dalla Costituzione con un procedimento particolare è quello per guerra, che deve essere dichiarata dalle Camere e poi dal Presidente della Repubblica, ma non per pandemia. E qui siamo al punto che con un DPCM si violano i primi 12 articoli della Costituzione. Capite che mi avete insegnato voi, arrivato qui in Parlamento, che cos'è il fascismo? E non è quello storico, ma è quello tecnocratico attuale che voi rappresentate e applicate. E allora, un monito che mi venne fatto da un esponente locale della sinistra tanti anni fa, quando ero militante della Lega un gazebo. Controllate su Google Maps, soprattutto chi è molto tecnologicamente avanzato, dove sta Piazzale Loreto a Milano.